nuovo video ASMR. Allora, ascoltami attentamente, 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 attentamente per 2 secondi e poi iniziamo subito. Se hai aperto questo video, significa che sicuramente hai bisogno di concentrarti, rilassarti, allenare la tua memoria, la tua attenzione. Vuoi metterti un po' in, diciamo, io sono qui proprio per questo. Utilizzerò questo tono di voce, che è quindi un soft spoken. Non credo che passerò al whispering per il video di oggi, perché penso che per il momento possa andare bene anche questa, insomma, questa tonalità di voce. Tu hai caldo? Fammi sapere se hai caldo. Io sì, ho tantissimo caldo. Ho preparato tante, 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 tante per te oggi, dei giochi interattivi, delle attività per far sì che la tua attenzione e la tua memoria non spariscano mai, quindi rimani sempre rivolto verso di me e super concentrato o concentrata. Ti auguro una buona visione e non distrarti, non pensare ad altro, concentrati solo, 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 solo su questo momento, su questo video, sulla persona che stavi vedendo, sullo sfondo che stai vedendo. E a proposito dello sfondo, se non ti piace, proviamo subito a rimediare questa cosa. Infatti ora ti chiedo di dirmi subito che cos'è questo, ok? E mi adesso che colore stai vedendo, ok? E se non ti piace invece prova a dirmi adesso che colore vedi, ti piace di più, ti crea un'atmosfera più bella. Ti ricordi il colore che hai visto precedentemente a questo? Esatto, esattamente, il rosso. Proviamo con questo. Esatto, armonizzando bene, 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 bene la stanza. Inizio con questo. Io ti dico di fare molta, 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 molta attenzione, perché qui invece ci sono delle belle differenze. Quello di prima era un po' più ambrato, mentre questo è molto più lime, giallo acido. Questo è più tendente al verde, però siamo sempre un pochino sul discorso verdino, sempre acido, quasi come lo definiresti? Esatto, fluo, proprio così. Però ti vedo un po' distratto, quindi per favore dai tutta la tua attenzione a me, ok? E adesso, per spezzare un attimino il momento, ti scrivo qui con le mie dita una parola e cerca di capire quale parola si tratta insieme a me, ok? Allora, cercherò di fare prova a ricordarti bene, bene, bene di quale parola sto parlando. Adesso passiamo ad altre sfumature di colori. Per esempio questo, che era quello appunto iniziale che hai visto. Sai dirmi che colore ha? Molto bene. Invece questo, una tendenza un pochino più scura, esatto. Esattamente sempre sul verde acqua. Questo forse è anche un... E l'ho utilizzato per realizzare un video proprio precedente a questo, che se hai visto ti ricorderai che video è. Se non l'hai visto, te lo dico io, è un video dove ho provato il Blue Yeti, che è il microfono che sto utilizzando anche adesso, e ho utilizzato appunto uno sfondo completamente verde. E adesso, ritornando un po' qui al presente, presta attenzione solo su di me. Ti ricordi il colore che avevo all'inizio, inizio video, quando ti ho salutato? Esatto, era questo colore qui.
volevo chiederti se ti può piacere come colore, se ti fa sentire abbastanza a tuo agio, oppure preferisci che utilizzo un altro colore. Stai ben attento però che se mi rispondi di sì, inizia la nostra sfida, diciamo, la nostra battaglia, quindi devi essere molto 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 pronto, preparato, preparata, perché adesso il gioco inizia. Allora, iniziamo da questo. Riesci a dirmi che cos'è? Come ti sembra? Hai capito cos'è? Di che materiale potrebbe essere fatto? Vedi dell'azzurro? Vedi per caso del blu? Sai dirmi questo triangolino colore è? E invece questo triangolino, sai dirmi di che colore è? E questo triangolino? Ancora 5 triangolini. Voglio sapere il loro colore. Mi sembra di vederti ancora molto, 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 molto concentrato. Di che colore è la maglietta che indosso oggi? Di che colore sono queste righe? Ti scrivo un'altra parola nella nostra lavagna e tu devi indovinare di che parola si tratta, sei pronto? Inizio. Ti svelo intanto la parola di prima, che era la parola Cenerentola, mentre questa parola qui era la parola che inizia per L e finisce per ampada, lampada. Bene, 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 molto, molto, molto bene. Adesso ti voglio fare qualche domanda proprio giusto, random, veloce, per capire se sei attento. Allora, la prima domanda è questa. Sai dirmi che cos'è un'arancia? Sai dirmi di che colore è l'arancia? Esatto, vedo che hai avuto una bella infanzia. Ok. Molto bene, rimaniamo concentrati. Sai dirmi che cosa c'è all'interno di un'arancia? Ci sono delle proporzioni, come si chiamano quelli lì? Esatto, gli spigoli. Per esempio, ti potrebbe ricordare una cosa di questo tipo? Ok, sai dirmi quanti ce ne sono qui? 6, e invece qui ce ne sono? Ok, sai dirmi il colore? Benissimo. Qui invece, cos'è cambiato? Ok, ce ne sono sempre 6. Perfetto, e invece questi due? Colori che si possono unire tra loro? E ultimi due. Sai dirmi il colore? E questo colore? E qual è il tuo preferito tra questi due? Ok. E invece tra questi due? Qual è il tuo preferito? Ok. E invece tra questi due? Ok. Devo dire che
Finora te la stai cavando anche abbastanza bene, sei molto bravo, rimani concentrato qui su di me e adesso ti chiedo, che cos'è? Di che materiale è fatto? Cosa cambia tra questi, questi e questi? Di che colore sono? E questi quanti sono? Ok. Adesso utilizzerò questo. Io lo apro verso di te e tu mi dici quale numero vedi. Il primo numero che ti compare. Però devi rimanere concentrato. Presta attenzione. Ok, presta attenzione. Adesso cerca di dirmi due numeri. Presta attenzione. Due numeri. Ok. Due numeri. Gli ultimi due numeri e anche qui due numeri. Un'altra parola. E tu mi devi dire l'opposto di questa parola, ok? Quindi se non fai attenzione e non la indovini, non riesci a dirmi l'opposto di questa parola. Quindi presta attenzione solo qui adesso. Questo sai dirmi che cos'è? Ok. Di che materiale è fatto? E di che colore è? In cosa potresti utilizzarlo? E secondo te dove l'ho trovato? Ok. Adesso ti scrivo un'altra parola e tu mi devi dire sempre l'opposto. Ok, poi aspetto nei commenti, vai anche a lasciare un commento così capisco che sei ancora sveglio, concentrato ed attento. Giù. Bene, io ho preparato per te altri tre esercizi. Faccio scegliere a te se vuoi iniziare con l'esercizio A, B o C. Veloce che non abbiamo molto tempo, cerca di decidere in fretta. Ok. Utilizzeremo questo. E tu proprio tu dovrai dirmi quello che vedi. Ad esempio, qui che cosa vedi? Ok, e in che parte del tabellone si trova? Ok, perfetto. E invece qui cosa vedi? Vedi anche qualcos'altro di quel colore? Soltanto l'unghia o vedi sempre qualcos'altro di questo colore? Ok, e invece qui c'è una differenza tra questo e questo. Ok, mentre questo che cosa ti ricorda? Ok, e questa è dritta? Ok, questo invece è in che festa dell'anno lo troviamo? Questa. Mi dici almeno un cartone dove c'è una mappa. Ok. E invece questo
Esistono dei gioielli con questo. Questo, sai dirmi cos'è? Sai dirmi anche che forma ha? Sai dirmi che colore è, dove si trova? Riesci a fare la stessa analisi anche di questo? Bene, devo dire molto molto bravo, molto 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 bene. Ma lo sai che abbiamo quasi terminato e se sei ancora qui vuol dire che sei stato super super concentrato e anche super attento. Ti faccio vedere un po' di stanze e se ce la fai gentilmente mi dici che stanze sono. Per esempio questa, ok, e questa, ok, e invece questa. Sono troppo difficili. Ok, questa. Adesso te le faccio vedere, però tu devi guardare questo angolo qui. Guarda questo angolo qui in alto. Non guardare me, non guardare la carta. Guarda solo questo angolo qui in alto, ok? Non concentrarti su nient'altro. Guarda che ti controllo, vedo se non lo fai. Guarda gentilmente solo questo angolo qui in alto. Solo l'angolo qui in alto. Guarda solo qui, 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 qui. Guarda in alto, in alto, in alto, in alto. Ok. Adesso invece guarda completamente fuori dallo schermo. Non guardare a Nina, non guardare allo sfondo, non guardare sopra, sotto, ai lati, non guardare negli angoli. Guarda fuori dallo schermo. Guarda sopra di me. Guarda sotto, guarda di qua. Guarda di qua. Ma non guardare me, lo sfondo o questa immagine. Esci dal video. Guarda un mobile che c'è vicino a te. Guarda le tue dita. Guarda i tuoi piedi. Guarda quello che vuoi. Ma non guardare nello schermo. Non guardare nello schermo. Rimani concentrato. Fai attenzione. E non guardare nello schermo. Guarda che ti vedo, eh. Non guardare nello schermo. Guarda sempre fuori, 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 fuori. Non guardare nello schermo. Non guardare nello schermo. Guarda fuori dallo schermo. E adesso ti faccio vedere delle persone e ti dico come si chiamano. E tu mi dici se hai già sentito questo nome. Mustard. Ok. Questo secondo te come si chiama? Green. Lei è Scarlett. E ti ricordi il personaggio che ti ho appena mostrato di che colore è? Verde, esatto. E lei di che colore è? Red, rossa. E adesso mi dici in inglese il colore del vestito di questa donna. Blu. E mi dici in inglese il colore del vestito di questa donna. Ok. Bravo, bravo, bravo. Buon lavoro, super, super, super. Sono super orgogliosa, fiera e soddisfatta. Guarda, abbiamo finito. Manca l'ultimo giochino, l'ultima attività. L'ultimo, 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 l'ultimo. L'ultimo momento insieme e ti lascio andare. Intanto devo dire super super attento, dire delle cose e tu mi dici che cosa sono, di che colore sono e il numero che avete scritto. Ok. Non perdere la concentrazione. Concentrati, concentrati, concentrati. Che cosa sono?
questo di che colore è e quanto vale. L'hai mai trovata in qualche gioco? Ok, adesso mi dici quanto fa questo più questo e quanto fa questo meno questo. Ok, e questo meno questo, questo più questo. Ok, questi due volte più questi due volte questi e questi, qual è il totale? E invece questo, qual è il totale? E senza di questo? E senza di questo? Ok, bravo, 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 bravo. E invece spengo la luce e ti chiedo di riposarti, rilassarti, perché sei stato o stata super bravo, ma soprattutto super